Allora Mattia, sta partita non ci si aspettava forse che andasse così. Abbiamo perso il conto degli ace che hai fatto tu, perché ne hai fatti veramente tanti. Cosa vi aspettavate a Monselice? Non ci aspettavamo una gara così perché loro sono una delle squadre più forti del campionato, quindi che puntano a salire nella lega più alta. Quindi noi diciamo ci eravamo posti l'obiettivo di, diciamo, tra virgolette, rompergli le scatole facendogli stare il campo il più possibile. Poi subito, appena siamo entrati, abbiamo iniziato a giocare molto bene e il proseguo della gara è continuato su questa strada. Ah, si direbbe che l'arma in più è stata la battuta. Cosa ne dici? Sì, molte volte ci siamo detti dopo le partite che abbiamo una grande battuta quest'anno, che possiamo mettere in difficoltà chiunque e quindi nonostante ciò, anche se la battuta non dovesse entrare, ci prepariamo sempre delle altre strade per riuscire a giocare bene, ma quando entra, diciamo, va tutto meglio. Della tua prestazione possiamo dire che oggi è andato molto bene il gioco coi centrali, magari rispetto alle ultime partite. Sì, rispetto alle ultime partite abbiamo giocato molto di più al centro, è stato aiutato questo gioco anche grazie alla ricezione, che è stata molte volte positiva, e con due centrali così, diciamo, riusciamo sempre, quando giochiamo con loro, a esprimere un bel gioco. Adesso sabato è un'altra storia. Cosa aspettate che farà Monselice per risolvere la situazione? Già con Padova si è vista una partita diversa tra la prima e la seconda, quindi diciamo arriviamo preparati a sapere cosa ci aspettiamo. Una partita diversa, loro proveranno subito dall'inizio a metterci sotto pressione, starà a noi essere pronti subito.